Vabbè, Frosinone è stato un approccio, era comunque poco tempo che mi allenavo, poi soprattutto a Vesia sono stato contento sia per l'esordio ma soprattutto per come è terminata la partita, ecco. Adesso viene questa sfida con un'altra settimana sulle gambe, sicuramente questo è positivo. Vediamo, loro sicuramente sono una squadra che non devo certo io dire il valore, però staremo a vedere, dai, che succederà. E no, io posso raccontare, ma a saperlo, nel senso, vabbè, sì, la stagione che mi sono infortunato, stavo rientrando a Frosinone, poi avevo un infortunio muscolare, mi ha fermato a un mesetto dalla fine, quindi non avrebbe senso, non ha avuto senso rientrare anche perché non c'erano le tempistiche. Poi c'è stato un altro intervento di mezzo che doveva essere una pulizia e poi bene non so dirvi anch'io perché è stato un rincorrere e poi alla fine non sono mai riuscito a star bene, non riuscivo mai a star bene per delle situazioni che bene non so dire, però si sono sommate una dietro l'altra e sembrava che non riuscisse mai a tornare. Ecco, questo, una spiegazione reale non ve la so dire perché non ce l'ho neanche io dentro di me, quindi veramente non so dirlo. È stata due o tre situazioni che si sono susseguite. Questo è stato. Più preciso veramente non riesco ad esserlo. Sicuramente fa piacere perché pensa che posso dare una mano e credo di poterla dare, ecco, sicuramente è una cosa che mi fa piacere, ecco. Abbiamo sempre rimandato comunque il rientro, adesso sono qua e sicuramente cercherò di dare il mio apporto. Vedo che sto migliorando giorno per giorno e spero sicuramente di dare una mano importante col passare dei giorni. Sicuramente io nasco esterno, vabbè, mi piace giocare esterno, però sicuramente è vero che ti puoi trovare in diverse situazioni. Non sono magari una punta che difende palle, che fa salire, però sicuramente tra le linee mi posso trovare bene. Ecco, sta tutto nel come ti trovi, nel come va la partita, però sicuramente mi trovo abbastanza bene. Ecco. Credo che sia come tutti gli anni combattuta, non si sa chi. Sì, ci sono sempre quelle corazzate, quelle squadre forti che, tra virgolette, dovrebbero schiacciare il campionato, però anche loro devono fare fatica su ogni campo. Credo che sia forse ancora più a livello di punti, ancora più il divario più basso. È ovvio, è lunga, come sempre, credo che sia un po' di anni che è questo l'andazzo. Fino alla fine si può giocare tutto, ecco. Ci sono pochi punti per andare all'inferno e qualcuno di più per andare sopra, però è una bella squadra, comunque ha iniziato, ha fatto un gran campionato e vediamo, ecco. Sicuramente noi giochiamo in casa, sicuramente dovremo imporre le nostre caratteristiche, ecco, rispettando sicuramente loro, però sicuramente dovremmo cercare di imporci in qualche modo, perché comunque è una squadra che gioca, però secondo me si può fare il nostro, comunque lo possiamo mettere in difficoltà. Siamo alla prima di ritorno e è difficile dirlo, è difficile. Sicuramente dobbiamo pensare a fare il nostro sul nostro campo. Abbiamo iniziato bene perché abbiamo vinto contro una squadra che era dietro e sicuramente quello è il primo pensiero, ma perché è la realtà dei fatti, bisogna guardare la realtà e sul nostro campo dovremo imporci, poi vedremo fra un paio di mesi.